Quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra, al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, e Dio avrà 3 porte, una grandissima che è l'inferno, una media che è il purgatorio e una strettissima che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti quanti! E poi li dividerà. A uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: uè, a dove vai? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in 1.000 pezzi. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Covid, Big Pharma, teorie del gender, globalizzazione e ipertecnologia del controllo. Questi gli ingredienti alla base del transumanesimo ormai avviato. Una pericolosa forma di ibridazione uomo-macchina con l'obiettivo di sostituire l'essere umano a Dio, che il noto politologo Francis Fukuyama, professore alla celebre Stanford University, ha definito a ragion veduta l'idea più pericolosa del mondo. Secondo il sito transumanisti.it, l'umanità sarà radicalmente trasformata dalla tecnologia del futuro, prevedendo la possibilità di riprogettare la condizione umana in modo da evitare l'inevitabilità del processo di invecchiamento, le limitazioni dell'intelletto umano artificiale, un profilo psicologico dettato dalle circostanze piuttosto che dalla volontà individuale. Parole inquietanti cui si aggiungono quelle altrettanto preoccupanti del famoso fisico Michio Kaku, che nel suo libro Il futuro della mente scrive: come gli dei delle antiche mitologie, nel 2100 maneggeremo gli oggetti con il potere della mente. I computer leggeranno silenziosamente i nostri pensieri e tradurranno i nostri desideri in realtà. Potremo spostare gli oggetti con il solo pensiero, un potere telecinetico di norma riconosciuto soltanto agli dei. Grazie alla biotecnologia creeremo corpi perfetti, allungando la durata della vita. Inoltre saremo in grado di creare forme di vita come non ce ne sono mai state. Grazie alle macchine che inventeremo potremo attingere all'energia limitata delle stelle. Fantasie deliranti o realtà imminenti? Questo a quanto pare è lo scenario dietro l'angolo. Come dice il Manzoni, ai posteri l'ardua sentenza. Intanto... io speriamo che me la cavo. I see them blue. Find me in you.